La Vastese supera 5-2 il Nereto nell'ultima gara del girone di andata e fa suo il derby. I padroni di casa, dopo un primo tempo abulico nella ripresa, crescono e riescono a scardinare la difesa rosso-blu. Ma andiamo per ordine dei biancorossi. Mister da Dario Schiera, il consueto 4-3-3, deve rinunciare agli squalificati Corticchi e Ceccacci, al loro posto in campo Sansone e Allegra. Nei tiramani del Grosso si affida al 4-1-4-1 con Pedalino terminale offensivo. La prima azione degna di nota arriva all'ottavo con una conclusione di Cipriani, attento di Rienzo, che blocca senza patemi d'animo. Gli ospiti continuano a spingere, al dodicesimo vanno al tiro con Reynold, chiamato agli straordinari l'estremo di casa. Finalmente si vede la Vastese, il minuto 22, Alessandro sale in cattedra, allarga sulla sinistra con un mezzo esterno e va a colpire di testa sul traversone, palla respinta, poi tenta una rovesciata ma non trova la sfera. Al 27esimo a provarci è sempre il numero 10 con una conclusione alta di molto, al 35esimo altro pallone d'oro per Alessandro che strozza la conclusione dopo l'assist al bacio di Di Filippo, al 37esimo cross di Monza e Alonzi al volo non trova lo specchio, al 40esimo e Di Filippo a concludere di testa da palla proveniente da corner, sfera alta sopra la traversa, 41esimo Alonzi conclude a botta sicura, palla che esce di un soffio con Diglio che sarebbe stato battuto, e questa l'ultima azione del primo tempo. Passiamo alla ripresa con le immagini di Edoardo Daddario. I biancorossi partono subito forte al primo colpo di testa di Allegra, ma colpisce debolmente. Al quarto Monza conclude da fuori, tutto facile per Diglio. Pressione alta dei locali che al dodicesimo la sbloccano. Alonzi trova la deviazione vincente quasi sulla linea di porta e con una zampata fa 1-0. Al diciassettesimo arriva il 2-0. Alonzi serve un assist al bacio per Alessandro che con un tocco morbido supera Digilio e il gol merita sicuramente il replay. Al diciannovesimo la Vastese chiude la pratica Nereto, Scafetta viene steso in area di rigore, il direttore di gara Boiano di Pesaro non ha dubbi, assegna il penalty, sul dischetto va Alessandro che spiazza l'estremo teramano e porta la gara sul 3-0 siglando la sua doppietta personale. Al 28esimo Alonzi controlla e conclude, tiro violento che non trova lo specchio della porta. Al 31esimo il Nereto accorcia le distanze con Pedalino che di testa fredda di Rienzo per il 3-1. Al 33esimo la Vastese cala il poker, Agnello con un micidiale diagonale fa 4-1. Al 45esimo i tiramani accorciano le distanze con Boito che la piazza a giro ed è 4-2. Neanche il tempo di esultare e Stivaletta segna il 5-2 per i locali che chiude definitivamente i giochi. Da qui a fine gara non succede altro, i padroni di casa con questa vittoria salgono a quota 27 in classifica centrando il sesto risultato utile consecutivo, male il Nereto che resta fermo a quota 9 in piena zona retrocessione. Mister, sesto risultato utile consecutivo, una Vastese in crescita soprattutto nel secondo tempo di questa partita. Soprattutto hai detto bene, nel secondo tempo, diciamo che nell'ultimo quarto d'ora del primo tempo dove abbiamo avuto tre palle gol e poi il secondo tempo, però io guardo anche la prima mezz'ora dove non abbiamo creato un tiro in porta e abbiamo fatto veramente poco. Il Nereto si è difeso ma anche ordinatamente. Devo riconoscere che il Covid ci ha penalizzati e alcuni giocatori che prima stavano al 100% ora stanno al 60-70%. Riportare su questi giocatori non è facile e bisogna anche aver pazienza, e se perdi 3-4 giocatori che stanno giocando e hanno avuto il Covid, di conseguenza poi ne risente un po' tutta la squadra. Mister Del Grosso, un buon primo tempo della sua squadra, poi è uscita fuori la Vastese. Sì, esatto, un buon primo tempo, alcune giocate anche nel secondo tempo non mi sono dispiaciute, purtroppo in sette minuti abbiamo preso tre gol, abbiamo avuto un appannamento generale, soprattutto individualmente abbiamo concesso degli errori che alla Vastese, giocatori esperti con queste individualità non perdonano, purtroppo ci sta, anche se il risultato sulla carta per chi non ha guardato la partita potrebbe ingannare, perché secondo me è un po' troppo severo, però è chiaro che quando
quando concedi è chiaro che la palla la buttano dentro. Potevamo evitare, secondo me, questo risultato un po' grande sulla carta. Questo mi dispiace molto. I 5 gol presi mi dispiacciono molto, perché su 5, 3 diciamo sono state nostre ingenuità, e questo non possiamo in questo momento delicato nostro, per l'obiettivo che abbiamo da raggiungere, non possiamo assolutamente permettercelo. Questo mi dispiace molto.